un po' di musica, quella degli ambulanti, qualche negozio aperto, qualche altro chiuso, è insomma il pre-Ferragosto, comunque i giorni ferragostani nella città di Nocera Inferiore, in pieno centro però tanta gente, molti dicono beh è una città ancora più godibile e vivibile rispetto al caos quotidiano delle altre volte, dei giorni normali. In questo periodo forse Nocera Inferiore si vive meglio, si vive più tranquillamente, i negozi a dire il vero, quelli essenziali, sono aperti e non chiusi. Ma andiamo a sentire che cosa ci hanno detto. Signora, ma perdonatemi, ma voi invece di stare al mare in città qui a Nocera, perché? Ma noi al mare non andiamo, perché non è possibile. Si sta bene a Ferragosto in città? Sì, siamo tranquilli e senza tante persone che ci soffoca l'aria. Quindi si vive meglio, sì. Diciamo. I negozi chiusi, aperti, come vi trovate? Certo, qualcuno è aperto e qualcuno è chiuso, pazienza, loro lavorano tutto l'anno. Stanno più aperti. Sta bene dappertutto, basta stare bene con se stessi. L'importante è che c'è qualche negozietto aperto con cui magari andare a comprare le cose basilari. Questo è naturale. Poi altre vacanze? Altre vacanze proprio no, perché si lavora per fortuna. Ma come si vive in una città a Ferragosto? Meglio o peggio? Meglio, meno affollato. Meno affollato. E i servizi come funzionano in questi giorni? Se dovete andare magari ai supermercati, alle spese? Preferisco i supermercati grandi. Cioè fuori. Sono quasi sempre. Sì. Abbiamo anche un turista francese, Alex, che gli prego di girarsi. Allora, come ti trovi qua a Nocera? Bene, molto bene. Sì, mia zia e mio zio. Questa Nocera che cosa offre d'estate? Come ti trovi in questa estate qui? Vacanza soltanto? Sì, bello. Una bella città? Sì. Il mare? Sì. Dove vai? Al La costiera amalfitana, Vietri, Cetara, Positano. Ferragosto in città, non andate in vacanza? No, noi già abbiamo dato. Allora cosa buona? Certo, lo facciamo a turno, prima uno e poi l'altro. Come si sta a Ferragosto in città? Benissimo. Tranquillo? Più tranquillo, e queste sono le vere ferie. Perché non c'è casino? Non c'è casino, si può passeggiare tranquillamente, senza traffico. Come diceva Sandro Ciotti, come diceva? Dice, mando la mia governante in albergo e io mi godo la casa. Però poi ci sono i negozi chiusi, cioè i pro e i contro. Ma non è vero, sono i negozi fino a mezzanotte, sono aperti, supermercati, noi ci interessa un po' di pane, un po' di insalata e un bicchiere di vino. E allora buon Ferragosto. Grazie, che buono. We can.